Terremoto in Turchia, oltre 16.000 morti. Al Colosseo, una chatbot per parlare con Nerone, al di là dell'Ariston, i mille volti di Sanremo. A Catania torna la tradizionale processione di Sant'Agata. Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del TGZ da Silvano D'Angelo e Giulia Moretti. È salito a oltre 16.000 morti il bilancio del terremoto che lunedì scorso ha colpito la zona di confine tra Turchia e Siria. Le ricerche dei dispersi sono ancora in corso. Vediamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Niccolò Ferrero. Un cordone ombelicale unisce madre e figlia sotto le macerie. A Jan Dairis, nel nord-ovest della Siria, i soccorritori stanno estraendo i corpi senza vita quando sentono un vagito. Sotto i detriti della sua casa, una madre al nono mese di gravidanza è riuscita a partorire sua figlia. La neonata, ancora attaccata al cordone ombelicale, viene tratta in salvo, mentre dall'altra parte del cordone la vita non c'è più. Alle 4 di mattina di lunedì 6 febbraio un boato sveglia Aleppo. La terra trema, gli edifici iniziano a crollare. Le persone scendono in strada non a causa di un bombardamento, a cui i siriani sono abituati da più di un decennio, ma per via di una scossa di terremoto di magnitudo 7.9, mille volte più potente di quello che ha distrutto Amatrice nel 2016. Non trema solo Aleppo, ma tutto il nord della Siria e la Turchia meridionale. 3.000 edifici polverizzati in pochi secondi, oltre 16.000 morti e migliaia di dispersi. L'Anatolia si è spostata di 3 metri. Il terremoto è avvenuto nella zona detta della tripla giunzione, il punto dove si incontrano tre placche tettoniche. Quella araba, dove si trova la Siria, spinge verso nord contro la placca euroasiatica e allo stesso tempo la placca anatolica, dove si trova la Turchia, tende a spostarsi verso sud-ovest. La sismicità della zona si somma a una già complessa situazione di un paese in crisi umanitaria. Importante in questi casi la tempestività, riuscire ad arrivare subito con quello che serve nei posti in cui le difficoltà e la vulnerabilità dei bambini è maggiore. Una squadra di vigili del fuoco è partita da Roma per aiutare i soccorritori nella ricerca dei dispersi di quello che è il più grave terremoto medio orientale degli ultimi 20 anni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Intervenuto in mattinata all'Europarlamento, Zelensky è tornato a chiedere armi a lungo raggio e un processo di adesione all'Unione più veloce per il suo paese. L'Unione europea significa libertà, è la casa dell'Ucraina, ha dichiarato. Si tratta del suo secondo viaggio all'estero dallo scorso 24 febbraio, quando ebbe inizio l'invasione russa. Già ieri ha effettuato una visita a sorpresa a Londra, dove ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak e il re Carlo III. Il leader ucraino ha ringraziato il governo inglese per il sostegno ricevuto finora ed è tornato a chiedere l'invio di moderni cacciabombardieri occidentali. «È un'opzione sul tavolo», ha risposto Sunak senza entrare nello specifico. In serata Zelensky era poi volato a Parigi, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un invito, quello di Macron a Zelensky, che è stato definito però inopportuno dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe preferito una manifestazione di sostegno unitaria. Ora andiamo negli Stati Uniti, dove il presidente Joe Biden ha parlato alla nazione nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Per saperne di più andiamo al Wall da Leonardo Pini. Nella notte tra martedì e mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato alla nazione in una delle liturgie della politica americana, ovvero il discorso sullo Stato dell'Unione, in cui il presidente rende conto agli americani di com'è lo stato di salute del paese. Tre i punti salienti che hanno avuto risalto anche negli Stati Uniti agli americani. Il presidente ha detto che l'America è l'unica nazione che riesce ad uscire dalle crisi più forti di prima, mentre invece sulla guerra russo-ucraina, rivolgendosi direttamente all'ambasciatrice ucraina presente al Congresso, il presidente ha detto che gli Stati Uniti saranno al fianco del popolo invaso fino a che necessario. Infine, un richiamo a democratici e repubblicani, perché la Camera, da poco passata in mano ai repubblicani, lavori di concerto e senza divisioni. Ma qual è il gradimento di Biden negli Stati Uniti? Secondo un sondaggio fatto uscire lunedì dal Washington Post e da ABC, il 62% degli US adults crede che Biden non abbia fatto abbastanza da quando è presidente. Di questi il 93% è un elettore del Partito Repubblicano, il 68% è un elettore indipendente e il 23% è democratico. In Italia l'iniziale paura per l'attacco hacker, che aveva allertato persino il governo, ha avuto vita breve. Vediamo perché nel servizio di Lorenzo San Germano.
Milioni di clienti TIM notano sul loro telefono l'assenza di collegamento internet. Quando anche DAZN smette di funzionare la sera del derby milanese, l'emergenza diventa palese. Per lunedì mattina la presidente Meloni convoca un consiglio dei ministri. A Palazzo Chigi arriva anche Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato con la delega alla cybersicurezza. Il responso, un attacco hacker mondiale, ha colpito anche l'Italia. 19 i servizi violati, nessuno di importanza strategica. Sui social gli esperti si attivano, però, per ridimensionare l'emergenza. Per Matteo Flora, docente di criminalità informatica, davvero c'è una nuova ondata di ransomware che usa le vulnerabilità dei computer. Ma stiamo parlando di criminali che usano una falla trovata e risolta nel febbraio 2021. Infatti, secondo anche la nota di Palazzo Chigi, l'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale avrebbe allertato dei problemi tutte le aziende coinvolte, alcune delle quali hanno deciso di non seguire il consiglio di aumentare la protezione. Il furto dei dati e il riscatto sotto forma di Bitcoin ne è stata la conseguenza. L'imperatore Nerone torna a vivere grazie a Nerobot, la chatbot sviluppata dal parco archeologico del Colosseo per parlare con turisti e curiosi. Il servizio di Silvia Stellacci e Martina Ucci. Sì, sono quello dell'incendio di Roma, ma fate attenzione perché le fake news non sono un'invenzione moderna. A parlare a Nerone, anzi Nerobot, il chatbot creato dal Parco Archeologico del Colosseo per dare informazioni ai turisti sulle meraviglie del parco. Ci siamo focalizzati su Nerone perché aveva delle caratteristiche di unicità storiche e proprio come personaggio, come dire, non soltanto storico ma anche molto popolare, e diciamolo, avevamo anche voglia un po' di riabilitarlo, perché questo povero Nerone si è preso una serie di colpe di cui magari non è stato neanche responsabile. Con addosso la toga e la corona dorata, Nerobot non risparmia battute sui suoi tempi e utilizza un linguaggio colloquiale per accompagnare il pubblico nella visita dei monumenti. Il software di intelligenza artificiale utilizzato simula ed elabora conversazioni umane, prevedendo oltre 100 scenari di risposta. Più il dialogo con gli umani è frequente, più il chatbot migliora. Stiamo lavorando chiaramente all'ampliamento degli oltre 100 scenari di risposta che in questo momento sono attivi sul chatbot, e Nerone parlerà molto di più. Nerone parlerà di sé e della storia di Roma. Tornare indietro nel tempo con uno sguardo sul futuro è già realtà grazie all'intelligenza artificiale. Il successo del Festival di Sanremo domina social e piattaforme. Nella nostra rubrica Socialize approfondiamo i dati con Daria Artale. Bentornati a Socialize. Il tema della settimana non può che essere il Festival di Sanremo, e il momento più social di questa 73esima edizione non ha niente a che vedere con questo. Niente a che vedere con Blanco che devasta i fiori sul palco dell'Ariston, ma riguarda il direttore artistico Amadeus. La regina dei social e co-conduttrice Chiara Ferragni ha infatti aperto il suo profilo social, il primo profilo social personale di Amadeus, che fino a questo momento aveva condiviso il profilo Instagram con la moglie Giovanna. E pensate che nel giro di poche ore il profilo ha raggiunto quota 932.000 follower. E chissà cosa starà pensando l'amico di sempre, lo showman Rosario Fiorello, che per raggiungere quota 900.000 follower ha dovuto attendere, pensate, ben 2 anni. Merito di Chiara Ferragni? Sì, probabilmente, ma merito soprattutto di un festival che si apre sempre di più ai social e alle piattaforme. Pensate che sulla piattaforma RaiPlay il Festival di Sanremo è l'evento non sportivo più visto di sempre, con 378.000 device connessi alla piattaforma durante la prima serata. Ed è trionfo anche sul social dei giovanissimi. Su TikTok, infatti, l'hashtag Sanremo ha raggiunto 226 milioni di visualizzazioni. E siamo ancora alla seconda serata. Ma il festival non è solo canzoni. Insieme al nostro inviato Antonio Cefalù abbiamo respirato la città al di fuori dell'Ariston. L'avevate riconosciuta? Quella lì giù è Sanremo. E non si direbbe, ma anche qui è Sanremo. O qui, pure qui. Abbiamo fatto giusto un paio di scalini, ma basta tornare giù per ritrovare il festival in tutta la sua essenza. Fiumi di persone, file ovunque, una città bloccata, controlli serratissimi. E poi i sosia. Qui ci sono Venditti, Pavarotti e Vasco Rossi. E non è una battuta. O forse sì. Lui è un gorilla. Tu che cosa fai qua? È cazzaro. Ci sono cantanti in rampa di lancio. Lanfranco, detto Lanfrançois de Bergerac. Ci sono gli streamer su Twitch che importunano i passanti. Sto a posto?
Ed è subito bello. Quanto stai in diretta durante la giornata di Sanremo? 15 ore di solito. 15 ore, sì. Tutte filate? Certo. Ma quanto guadagni in 15 ore di diretta? Zero. Ci sono anche streamer su Twitch un po' riciclati. Quindi oltre a fare questo sono anche un attore a luci rosse però, eh. C'è persino Povia. Mi è piaciuto il monologo di Benigni perché ha parlato della libertà di pensiero, che però in questi due anni è stata un po' selettiva. Poi c'è un uomo jukebox, ma a Sanremo c'è soprattutto la grande musica italiana. E dove se no? Felice di stare lassù con te. Ciao Sanremo! La prima edizione del Festival di Sanremo non è stata ospitata all'interno dell'Ariston, ma si è tenuta nel Salone delle Feste del Casinò. Cosa rimane ora di quel luogo che è stato la culla del Festival della Canzone Italiana? Il racconto di Antonio Cefalù. Il Teatro Ariston, uno dei luoghi più iconici della musica italiana. Vedi l'insegna e pensi Festival di Sanremo. Eppure non tutti sanno che il festival non è nato qui. Ma qui, al Casinò di Sanremo. Nel Salone delle Feste Nilla Pizzi è diventata la regina della canzone italiana. Nel Salone delle Feste Modugno ha aperto le braccia e gridato volare. Nel Salone delle Feste, insomma, si è fatta la storia d'Italia. Del Salone delle Feste, però, oggi ne è rimasto solo questo. Slot machine. In questa struttura che oggi è la sala slot fatta su due piani c'era un piano unico che era questo. Sopra, anziché questo tetto, c'era una grande cupola di vetro. Domenico Modugno, che nel 58 ci immaginiamo con le braccia aperte a cantare volare, e cantava proprio alle mie spalle. Quello era il palco rivolto poi verso tutta la sala. Il festival nacque qui nel 51, da rassegna canora radiofonica nel 55 venne trasmesso per la prima volta in TV e rimase al Casinò fino al 77. C'erano due, diciamo così, esigenze che andavano coniugate. Una che il festival, crescendo sempre di più, aveva bisogno di uno spazio, di un contenitore più grande. Contemporaneamente al Casinò si decise di rifare completamente il Salone delle Feste e adibirlo alle slot machine che vennero introdotte nel 1980, raccogliendo quella che poi era la moda americana. Alla fine a imporre al Casinò di liberarsi di questo piccolo pezzo di storia sono state le leggi di mercato. Tenga conto che oggi le slot machine rappresenta l'80% degli incassi del Casinò. A Catania torna dopo lo stop a causa dei due anni di pandemia la tradizionale festa di Sant'Agata. La città è stata invasa da migliaia di fedeli. Sono andate per noi Elena La Stella e Caterina Di Terlizzi. Cittadini, tutti devoti, tutti! Le strade di Catania sono colme di devoti. Ognuno porta il caratteristico cero al fercolo per avere la benedizione. C'è stata una ripresa notevole, paragonabile ai tempi d'oro. Sono candele generalmente a quattro moccoli intrecciati fra di loro che si accendono in processione. Le 14 candelore di legno intagliato rappresentano le arti e i mestieri. Sono tante le storie che accompagnano la tradizione. Uno degli aneddoti che io preferisco è quello del pupo di candelora. Le candelore sono fatte con questi ceri che votivi che hanno sui quattro angoli un putto roseo, sorridente. In realtà il pupo di candelora ha un grosso chiodo nel sedere che lo tiene su quella posizione lì e quindi pare un pupo di candelora è come si dice e a Catania fare buon viso a cattivo gioco. Ma c'è anche chi non la pensa così. Questa qua non sono messe con i chiodi nel sedere, sono messe con i bulloni dietro e messe dentro il legno. Il ruolo dei portatori prevede di sollevare pesi elevati per tre giorni consecutivi. Il sangue serve il cuore, non serve qua non ce ne vuole forza, serve la testa e il cuore per Sant'Agata e per tutti. A Roma esiste un posto dove è possibile trasformare il proprio occhio in un capolavoro. È Iris. Siamo andati lì con Silvia Morrone. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Queste parole risuonano nella Galleria Iris di Roma. Qui l'occhio si trasforma in un'opera d'arte grazie all'utilizzo di una tecnologia che combina la fotografia e la stampa. La nostra finalità è quella di realizzare un'opera d'arte attraverso l'iride del nostro cliente, che in questo caso si trasforma nell'artista dell'opera. Nello specifico un'iride
questo caso che ha un fondo azzurro chiaro con delle leggere macchioline gialle. Beh, non ci crederete, ma il cliente pensava di avere l'occhio verde. Quanto mistero dentro queste iride. Un effetto Eternity, per gli innamorati, cattura due iridi che si fondono nel simbolo dell'infinito. Un effetto Explosion, dedicato alla coppia energetica, ci ricorda di guardare gli occhi come se fossero il volto. Gli occhi, durante la pandemia da Covid-19, sono state le uniche parti del volto visibili a causa dell'utilizzo della mascherina. Questo ha ispirato la realizzazione di un mondo di arte che incanta e sorprende chi si lascia fotografare. Sono Silvia e sono entrata qui oggi pomeriggio in questa galleria incuriosita da questa espressione di arte nuova e originale, soprattutto per me che sono un oculista. È lutto nel mondo dello sci. È morta ieri Elena Fanchini. La sciatrice azzurra aveva 37 anni ed era malata da tempo. Nel 2018 aveva annunciato il ritiro dalle Olimpiadi di Pyeongchang per curare il tumore. L'anno successivo, quando stava per riprendere l'attività agonistica, una brutta caduta le aveva provocato una frattura del femore e Fanchini aveva deciso di ritirarsi definitivamente. Lo scorso gennaio, quando Sofia Goggia aveva vinto la gara di discesa libera a Cortina, aveva dedicato a Elena la vittoria. Tra i successi di Fanchini si ricorda un argento mondiale in discesa e in due gare di Coppa del Mondo. La notizia arriva mentre sono in corso in Francia i mondiali di sci. Ieri la storica vittoria nel super gigante di Marta Bassino. Zeta, la nostra avatar, ci racconta quali sono i costosi incidenti che possono capitare con l'intelligenza artificiale. Ieri è stata lanciata Bard, la rivale di ChatGPT creata da Google, ma l'evento si è rivelato un boomerang per l'azienda statunitense. Google ha perso 100 miliardi di dollari a Wall Street dopo che Bard ha fornito informazioni inaccurate a una domanda sulle nuove scoperte del telescopio Webb. Bard ha detto che il telescopio aveva scattato la prima foto di un pianeta fuori dal Sistema Solare, ma in realtà la prima fotografia di un pianeta fuori dalla Via Lattea era stata scattata dal telescopio Very Large già nel 2004. Diversi commentatori hanno giudicato il lancio di Bard come una mossa affrettata da parte di Google, preoccupato dalla grande popolarità di ChatGPT, che da poche settimane è stata integrata in Bing, uno dei principali competitor di Google. Insomma, i sistemi di intelligenza artificiale come me possono fare anche danni, ma facciamo del nostro meglio. A presto! Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che da poco è uscito il nostro periodico a tema energia e che abbiamo pubblicato un magazine interamente fatto con l'intelligenza artificiale. Per il 24 febbraio, in occasione dell'anniversario del primo anno di guerra, è prevista la pubblicazione di un periodico a tema Ucraina. Vi invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social e sul nostro sito zluis.it. Una buona giornata da Silvano D'Angelo e Giulia Moretti.